Ilaria Pola, possiamo dire che su questo percorso ti trovi a tuo agio? Ieri hai vinto, oggi si prova a fare il bis. Esatto, spero di fare come ieri, che è andata benissimo e niente. Michael Menicacci, un percorso nervoso dove si rilancia in continuazione, ieri hai dimostrato di poter far bene. Sì, è molto, poi oggi c'è più fango e è molto tecnico, molte curve, rilanci e spero di andare bene. Questo percorso è molto tecnico, non è il mio percorso e comunque cercherò di dare, darò il mio massimo, speriamo di andare bene. Andiamo con le immagini della prova riservata agli esordienti in questa gara organizzata dalla SD Loco Bikers, la società che dà vita a questa settima ed ultima prova del Giro d'Italia di ciclocross, organizzazione dell'evento curata dalla SD Romano Scotti. Si schierano in prima griglia gli esordienti, la maglia rosa è saldamente sulle spalle del laziale Mario Zaccaria dell'Atletico Wisp Monterotondo, assente la maglia rosa femminile Nicole Fede, che ha già matematicamente vinto la classifica generale. La partenza veloce per quel che riguarda i maschi per la maglia tricolore Loris Conca della Cadrezzate verso l'Iride, Michael Menicacci della Drake Team New Sport. Testa della corsa Menicacci, Drake Team, Loris Conca, Cadrezzate verso l'Iride, in terza posizione la rosa di Mario Zaccaria dell'Atletico Wisp Monterotondo. La partenza delle ragazze, grande favorita vista l'assenza di Nicola Fede e Ilaria Pola della Melavitirano Bike, che l'ha sconfitta nella precedente tappa di Vedelago. Da ricordare che il giorno precedente questa manifestazione si è tenuta la Coppa Italia Giovanile Ciclocross. Per quel che riguarda la categoria esordienti, successo di Mario Zaccaria ed Ilaria Pola, dunque vedremo se riusciranno a ripetere il loro exploit su questo percorso. Mario Zaccaria, dopo un giro troviamo al comando Samuele Carpene della Alberti, seguito da Mario Zaccaria dell'Atletico Wisp Monterotondo e dal veneto Filippo Fontana della Sanfiorese. Ancora le immagini sul terzetto al comando. Tra le curiosità da notare la differenza fisica tra Mario Zaccaria, la maglia rosa, e il portacolori della Sanfiorese Filippo Fontana, che sta comunque lottando alle spalle della rosa. In difficoltà la maglia tricolore Loris Conca, Cadrezzate verso l'Iride, ha perso contatto dal terzetto al comando. Vedete i tre battistrada, in terza ruota Filippo Fontana della Sanfiorese. Con le immagini andiamo a vedere il drappello degli inseguitori con la maglia tricolore di Loris Conca della Cadrezzate verso l'Iride all'inseguimento della coppia al comando. Infatti abbiamo visto un incidente meccanico che ha messo fuori gioco Samuele Carpene della Alberti, costretto a continuare con la bicicletta sulle spalle, mentre per quel che riguarda la coppia al comando costituita da Mario Zaccaria e Filippo Fontana, abbiamo visto come il bravo ciclista della Sanfiorese sia riuscito, anche se soltanto per qualche metro, a precedere la maglia rosa. Ancora per quel che riguarda la prova femminile, la grande favorita è Ilaria Pola della Melavitirano Bike, che guida in solitudine questa prova. Per quanto riguarda i maschi, la situazione di gara è ormai ben definita, con Mario Zaccaria che guida la corsa, seguito a breve distanza da Filippo Fontana della Sanfiorese, che non perde la sua ruota. Qualche metro di ritardo per il bravo ciclista della Sanfiorese, comunque al comando la maglia rosa di Mario Zaccaria. Gara definita anche per le ragazze, con Ilaria Pola sempre più al comando, Valeria Pompei della Amici della Bici è segnalata in seconda posizione, anche se il suo ritardo è elevato dalla battistrada. Prende vantaggio, continua a conquistare vantaggio
il battistrada, la maglia rosa Zaccaria, ultime curve prima dell'arrivo per i maschi, ha perso qualche metro il più immediato inseguitore ed ora va a conquistare il successo e la definitiva maglia rosa, Mario Zaccaria dell'Atletico Wisp Monterotondo, un altro splendido vincitore di questo Giro d'Italia Ciclocross, un'altra delle dei ciclisti su cui questa attività potrà contare sicuramente nelle prossime stagioni. Ottimo il secondo posto anche per Filippo Fontana della Sanfiorese, mentre andiamo a vivere gli ultimi metri di gara per Ilaria Pola, che affronta con grande determinazione la salita finale. La maglia rosa resta sulle spalle di Nicole Fede, ma per lei un altro bellissimo successo questo della settima tappa a Paterno di Potenza. Mario Zaccaria, chiudi con una vittoria e la maglia rosa è definitivamente tua. Sì, questo percorso mi piace, era delle mie caratteristiche. Ho fatto una bella gara con Filippo Fontana. Filippo, non tutti riescono a stare dietro a Mario Zaccaria, oggi sei riuscito nell'impresa fino all'ultimo, una bellissima giornata. Beh sì, dai, era un percorso molto adatto alle mie caratteristiche. Sono contento perché è, diciamo, uno dei miei risultati migliori, se non il migliore, questa stagione. Veramente sono contento, anche perché Mario non è uno di quelli che va piano, insomma, dai. Ilaria Pola, due vittorie in due giorni, questo percorso ti piace proprio? Sì, è un percorso molto bello, sono molto soddisfatta di queste due giornate, sono contenta di portare a casa due vittorie. Una dedica per questa vittoria, per questo bis? Al mio allenatore e a tutti i miei compagni di squadra.